Salve amici di Corrente TV, con oggi iniziamo un nuovo appuntamento. Lo facciamo toccando i problemi della nostra quotidianità. Nel nostro salottino arriveranno sempre nuovi ospiti. Questa sera siamo noi ospitati presso il The Duke di Leandro Serra e come ospiti avremo il professor Romeo Milani dell'Associazione Bianco Celeste e il consigliere comunale Gaetano Pedroni. Avete già capito che parleremo del problema ospedale Paolo Merlo di La Maddalena. Un argomento particolarmente sentito in questo periodo, tutte le forze politiche in campo con il sindaco si sono attivate per scongiurare la chiusura del Paolo Merlo, un primo risultato è stato raggiunto ed entreremo nello specifico tra qualche istante. Dicevamo appunto che molti si sono adoperati e tutti si sono attivati per scongiurare la chiusura del nostro piccolo ma importantissimo ospedale, dai vari gruppi alle varie associazioni. Quindi c'è stata una grande mobilitazione, ecco perché oggi intendiamo affrontare questo argomento. Lo facciamo entrando anche noi con un pizzico di modestia dentro la specificità di questo ordine del giorno, ma nel corso delle settimane affronteremo anche altri appuntamenti, altri argomenti, altri temi scottanti. Il nostro è un appuntamento itinerante. Questa sera siamo ospiti del bar The Duke in via Garibaldi alla Maddalena, dell'amico Leandro Serra, il noto barman, famoso non soltanto a livello locale e quindi è una garanzia per quanto riguarda il suo prodotto, presidente dell'AIBES, l'Associazione Italiana Barman e Sostenitori, presidente regionale, ha in mente una grande idea che si annuncia già fantastica per il mese di aprile. Approfittiamo della sua presenza per chiedere proprio a lui qual è il tuo grande progetto che intendi sviluppare alla Maddalena. Intanto buonasera a tutti gli amici che ci guardano in TV. Il progetto prevede che ogni anno il fiduciario presidente regionale organizza un evento dedicato ai barman, i barman Ibes. Quest'anno veniamo alla Maddalena, ci siamo già stati nel 2007 ma ritorniamo con grande piacere e abbiamo scelto come la location Cala Gavetta, la piazza Barone dei Genesi, il 16 aprile, dove saranno presenti i maestri della ospitalità e delle professionalità, barman, metro hotel e naturalmente i barman in erba che sono i ragazzi dell'istituto alberghiero di Arzachena che saranno presenti. Abbiamo coinvolto anche un'azienda di caffè, non facciamo il nome per motivi pubblicitari in questo momento, ma che sarà presente per la manifestazione, dove saranno presenti i barman Ibes e i colleghi che lavorano e operano all'interno dei caffè con l'azienda, dove presenteranno ognuno di loro un'idea, un progetto, una realizzazione che è fatta e frutto del lavoro stesso. Questo è il nostro progetto, sarà molto bello e tutta la città è invitata a vedere questa bellissima giornata. 16 aprile alla Maddalena, piazza Barone dei Genesi. Grazie. Questa è la Maddalena che vive, la Maddalena che pulsa, la Maddalena che ha voglia di allontanare la crisi e di rilanciarsi. Ed ora entriamo nel nostro programma, nel vivo del nostro programma. Eccoci nel nostro salotto, come abbiamo annunciato in apertura. Alla mia destra il professor Milani, Romeo Milani, il nostro amico Gaetano Pedroni. Iniziamo subito dal professor Milani, l'Associazione Bianco Celeste. Professore, da lei questa sera rappresentata ha lanciato una proposta, che è un po' la sua proposta, la vecchia proposta, quella del distretto ospedaliero maddalenino. Vuole aiutarmi a capire e soprattutto far capire ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta? È un escamotage per recuperare quanto c'è stato scippato. La parola scippo qui a Maddalena è d'uso comune, ma si dicono tante cose e qualche volta anche a sproposito. Per l'ospedale è un vero scippo. E lo scippo nacque proprio dalla scellerata accettazione del piano appunto sociosanitario, sì, accettato nel 2007, quando così ex abrupto, improvvisamente, fu cancellata su consiglio di personaggi ritenuti sicuramente degni di fiducia, fu cancellata
l'attività del nostro presidio ospedaliero, che diventò così, dalla sera alla mattina, per quell'approvazione, dicevo, una dependenza dell'ospedale di Olbia. E dei 5 primariati che noi avevamo, di cui uno era anche il pronto soccorso, e l'altro era la medicina, la chirurgia e l'anestesia e l'animazione, e di questi e la radiologia anche, e di questi 5 ne furono cancellati 4 e ci cancellarono anche della rete ospedaliera. Vogliamo ricordare, riesce a ricordare quali sono le quale soppressione, esatto, quale soppressione avvennero? A proposito delle primarie? La chirurgia, certo. Il pronto soccorso, la medicina? La medicina è rimasta. Non è rimasta, è andata. Appunto. Anche la medicina. Certo. E la radiologia. Certo. Io ritengo che la cosa più grave fu la chirurgia e il pronto soccorso, perché infatti chi aveva consigliato giocò su questo doppio tasto, ma la chirurgia ormai è diventata sofisticata, c'è bisogno di tanti diciamo, effetti collaterali dalla rianimazione che non abbiamo. Intendiamoci, l'ospedale di Tempio, che è un DEA di secondo livello, non ha la rianimazione. Eppure ha la chirurgia. È un DEA, è un punto, certo, di riferimento. Certo. Ce l'ha la chirurgia, come no? E anche, se vogliamo ricordare, la rianimazione di Olbia l'ho fatta io, quando, con la scusa che dovevo portare avanti l'iniziativa dei trapianti, mi necessitava un'equipe degna e capace di fare, diciamo, la valutazione del soggetto idoneo al trapianto, e cioè cercare, oltre che l'attivizzazione, anche l'accertamento della morte cerebrale. Per l'accertamento della morte cerebrale mi serviva la rianimazione. Il ministro Lacaten ci aveva insignito di questo grande privilegio. Eravamo i primi sardini ad avere questa possibilità, e quindi non bisognava perderla. La stessa regione voleva sostenere il proseguo di questa iniziativa, e allora, per andare avanti e diventare operativi, dovevo avere io un centro per l'accertamento della morte cerebrale. E questo centro per l'accertamento della morte cerebrale doveva essere guidato da un rianimatore, da un anestesista. Noi non avevamo anestesia, noi in Maddalena, e ce l'aveva soltanto Olbia. Allora io, per premiare anche Olbia, dissi: il centro lo facciamo ad Olbia, e a Olbia ci sarà non più l'anestesia, ma ci sarà anche la rianimazione. Lo farebbe ancora? Certo. È stato un errore? È stato un punto di partenza utilissimo per la trapiantistica sarda. Lei ricorderà che suo fratello, a cui devo molti ringraziamenti per l'ausilio che mi dette, io fui denunciato, lui lo sa, mi difese anche, denunciarono perché dicevano che io, che provenivo dalla Sicilia, perché mia moglie è siciliana, ero mafioso. Ricordiamo tutti quel passaggio, lo ricordiamo. Era un massone, e pertanto quello che io dicevo. Però era il sonno, lei ricordo che lei mi sono messo in sonno. Mi sono messo in sonno. Ho detto: ah sì, io sono un massone, qui voi credete che io mi tolgo da là. Certo. Perché la mia professione è il sanitario, la mia missione è la sanità pubblica. Se questo può dare disturbo, perché inquina, perché fa pensare chissà che cosa, me ne vado, non importa. Senta, mi dispiace tagliarle la lingua, però, professore. Così come sono messo anche adesso dai Lions. Ecco, guardi, benissimo. Però, professore, oggi dobbiamo parlare di quella che è l'attualità. E quindi il suo, la sua proposta è quella di creare un distretto maddalenino. Il motivo è questo, che cancellati dalla rete ospedaliera, sì, per cui il nostro territorio, Olbia Tempio, è gestito da due presidi ospedalieri, quello di Olbia e quello di Tempio. Noi ci hanno cancellato. Le telecamere sono là, professore. Non siamo più un ospedale. E la riprova è che ci soppressero 4 dei 5 primariati, lasciando soltanto il primariato anestesia e rianimazione. E diventando una dependenza di Olbia, sia dal punto di vista amministrativo che anche di gestione operativa, un po' per volta si sono persi i pezzetti. E quindi la promessa che avevano dato, che ci avrebbero fatto un pronto soccorso di eccellenza, non è mai venuto.
la chirurgia l'hanno cancellata e noi siamo finiti per languire. Perché io vorrei fare questa domanda, lei che ne sa di questo ospedale? Che dice la popolazione? È contenta del servizio che trova? Perfetto, benissimo. No, la popolazione ovviamente non è contenta del servizio che trova, ritorneremo su questo argomento con il professor Milani. Gaetano Pedroni subito con il nuovo anno denunciò una situazione che si stava per creare. La ASL Gallurese presentava il nuovo piano aziendale e preoccupato lanciò, da buon sindacalista prima che consigliere comunale, l'allarme: attenzione perché si rischia di perdere l'ospedale civile, il Paolo Merlo. Che cosa avvenne, Gaetano? Avvenne che l'ASL il 28 dicembre, diciamo a scadenza d'anno, emanò un nuovo piano sanitario, un nuovo piano aziendale, dove riportava alcune soppressioni di servizi, riduzione dei posti letto, la soppressione del punto nascita, e quindi ci allarmammo immediatamente su questa questione. Allora, devo dire la verità, questa informazione che prese subito piede nella città, insomma i componenti della politica, la città, i cittadini, tutti si levarono sollevarono subito una protesta. Questa protesta fu recepita dal Consiglio Comunale, che all'unanimità rigettò quel piano aziendale. C'è da dire però che noi abbiamo apprezzato molto, diciamo così, un certo cambiamento di tendenza da parte dell'amministrazione comunale, perché è vero quello che diceva il professor Milani. Nel 2006, ricordo benissimo l'associazione Ancora, noi facciamo una battaglia e ahimè, in quella battaglia non ricevemmo il sostegno dell'amministrazione comunale di allora, perché si pensava che in qualche modo Maddalena doveva fare un piccolo sacrificio. Però la Maddalena, come oggi fortunatamente viene affermato da più parti, è un'isola. La Maddalena deve essere messa in una condizione di diversità, perché di fatto siamo un territorio diverso dagli altri. Abbiamo il problema dei trasporti, che implica necessariamente la funzionalità della sanità locale. Qui non si deve morire, qui non si può rischiare di morire perché non c'è un traghetto o perché non si riesce in tempo ad arrivare a Olbia. Ecco che questo ragionamento deve essere in qualche modo considerato tale dalla popolazione, e ho visto sinceramente, con piacere, che da molte parti, dalle associazioni, ho visto più persone che questa volta hanno curato l'interesse collettivo rappresentando una forma di protesta. Oggi ci troviamo di fronte a una possibilità, però, perché è vero che nella conferenza sociosanitaria il sindaco su mandato quella provinciale, specifichiamo. La conferenza sociosanitaria è un organismo all'interno dei quali i sindaci del territorio, tutti i sindaci del territorio, sono chiamati a dare un consenso o un dissenso al piano aziendale della ASL. Fortunatamente il sindaco ha portato avanti le tesi del Consiglio Comunale, su mandato del Consiglio Comunale, insieme all'assessore Zonca. Ecco, mi pare, ti chiedo scusa, che in quella circostanza l'intero Consiglio Comunale si è mostrato particolarmente sensibile e attento a portare avanti un pensiero collettivo. Non c'è dubbio, io voglio dire anche questo: è vero che con tutte le nostre contraddizioni e con tutte le nostre contrapposizioni, è vero che quando il Consiglio Comunale della Maddalena è chiamato a esprimersi su temi, diciamo, di interesse generale, i trasporti, abbiamo sempre votato all'unanimità. Quindi questo, a onor del vero, va riconosciuto a tutti, minoranza e maggioranza di questa città. Quindi questa è una piccola parentesi che però mi preme sottolineare. E dicevo, appunto, la conferenza ha rigettato il piano aziendale, sono state recepite
dalla conferenza sociosanitaria sono state recepite le considerazioni e le proposte che i tavoli tecnici hanno prodotto come modifica al piano aziendale. Quello che però mi preoccupa è che adesso sta passando il messaggio che siamo al sicuro, ma in realtà non è così, perché io ricordo a tutti, a me per primo, che il piano aziendale della ASL deve essere approvato dalla Regione Sardegna, che potrà anche modificarlo sulla base di risorse, sulla base di strategie, e quindi fa bene. Perché manca un altro atto oltretutto, esatto. L'accordo Stato-Regione. Esattamente. Che è quello che mette poi veramente, detta i tempi e le condizioni e le affinché si possano salvare i distretti ospedalieri. Esattamente. Ed ecco che io mi trovo in piena sintonia con il professor Milani. Perché la sua preoccupazione è la mia preoccupazione da cittadino e da consigliere comunale di questa città. Noi dobbiamo vigilare perché tutti coloro che in qualche modo possono incidere dentro il Consiglio regionale con le proprie rappresentanze politiche si attivino per questa questione. Perché non succeda che uno sforzo dei cittadini, apro una parentesi e la chiudo, vedi i trasporti, venga vanificata poi dal fatto che non seguiamo con attenzione i processi che accadono a livello regionale. Fermiamoci qua. Professor Milani, lei che durante il suo impegno professionale ha sostenuto anche delle battaglie nei confronti della ASL, che cosa oggi si sente di dire per andare a vincere questa guerra? Perché, come giustamente ricordava Gaetano Pedroni, forse abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra è ancora lunga. La battaglia è la battaglia di Pirro. sono categorico. Non è stato vinto niente. Dunque, diceva il signor Pedroni prima che il Consiglio Comunale aveva respinto all'unanimità la proposta dell'atto aziendale, però non aveva in alternativa da proporre niente. E siccome bisogna anche considerare che non si va a chiedere come con l'accattonaggio, dammi quello che mi manca, dammi. Bisogna chiedere con progetti di attuali e di validità produttiva e poi sulla base di quello chiedere e casomai ottenere. Bene, il Consiglio Comunale aveva rigettato, ma non aveva proposto nessuna soluzione alternativa. Allora io mi sono fatto carico di mandare a tutti i consiglieri di opposizione una cartellina con dentro appunto lettera aperta agli amministratori maddalenini per dire attenzione che non è mica tanto il guaio a quello di togliere 4 posti letto e di sminuire una divisione di medicina e fare la struttura complessa anziché semplice, quello non serve a niente. Noi dobbiamo dare il servizio, la qualità del servizio agli utenti, che in questa maniera, che un po' confusa, ma che anche se limitativa, ci riduceva, ma sulla struttura l'azienda, tenendo conto di quei parametri che impone appunto il rapporto Stato-Regione. Non cambiava niente, bisognava andare con un progetto vero che potesse ridare fiducia agli utenti, servizio agli utenti, vero? E ritorni economici anche, perché l'ospedale è una pietra miliare, io dico, anche per l'attività produttiva, perché il turismo ne vogliamo fare non c'è dubbio, ecco. Allora io feci questo progetto e lo letti a loro tutti quanti, dicendo attenzione, se andate là e dite datemi quei 4 posti letto, datemi, facciamo niente, che ce ne facciamo in quello? Noi vogliamo invece riprendere la funzione, che è quella operativa, quella che dà all'ammalato, che ha bisogno quell'utenza, quello che appunto gli necessita. Noi non abbiamo più pronti soccorsi qualificati, pensi che noi eravamo all'avanguardia per la diagnostica, endoscopica. Ci sono tutte le strutture che non ce l'avevo ancora, Olga allora, sono accantonate. Io in questo atto che gli ho dato a loro, gli ho precisato queste cose. Riprendiamo quello che c'è e che può funzionare, che l'abbiamo tolto all'utilizzo dei sanitari e parasanitari perché abbiamo detto non serve, si va là,
da là veniamo noi, facciamo tante promesse. E poi mi sembra di comprendere che lei in questo momento non è affatto ottimista sul futuro, il futuro del nostro piccolo e importantissimo ospedale. È condannato se non ci saranno delle modifiche sostanziali nell'assetto organizzativo, che è quello che ho proposto, il distretto. E le dico perché, è semplice. Te lo spieghi. Sì, facendoci una dipendenza di Olbia, senza attività ed iniziative proprie, togliendoci anche quello che sapevamo fare e non facendo più fare, quindi hanno anche creato una difficoltà a livello degli operatori, che dopo 10 anni, mica un giorno, è chiaro che dopo non hanno neanche più la capacità tecnica, certo. Sono invecchiati e quindi non c'è neanche quella voglia di cimentarsi, che è a rischio fare il chirurgo. Io mi sono fatto trito, sono fatto facendo il chirurgo, l'unica volta. E allora bisognava cambiare un po' le cose. L'unica maniera per riacquistare la nostra autonomia funzionale e anche di gestione, perché se i soldi nostri vanno tutti a Olbia, poi lei li spende per Olbia e noi ci invertiamo a tutto quanto. Invece se siamo nuovamente autonomi, e c'è un sistema, ce ne sono due, serve quello di fare marcia indietro e di cancellare l'atto aziendale del 2007. Ma non è più possibile. No, è impossibile. E allora bisognava, c'è una scappatoia che ci consente di poter ritornare in tempi brevi a riessere quello che eravamo. E cioè? Noi eravamo medicina di importazione. Lei lo sa che venivano anche da loro per come fare no? dialisi. Come no? E venivano da come tutte no? le per... Lo abbiamo più volte ricordato. Il primo per Blecher, certo. Che è stato messo in Sardegna, l'abbiamo visto alla Maddalena. Le prime dialisi le abbiamo fatte nel 73, no? Ecco, noi, professore, mi scusi, per ritornare, soprattutto lo stimolo mi è stato dato da Gaetano Pedroni quando ricordava che l'utilità deve essere anche commisurata alle esigenze di carattere turistico. Sì, certo. Ecco. Noi, diceva giustamente lei, negli anni 80, o meglio voi, riusciste a lanciare un nuovo prodotto, la dialisi. No, nel 73 qui. Nel 73 addirittura. Nell'80 abbiamo fatto i trapianti. I trapianti, perfetto. Nel 90 perfetto. Abbiamo fatto la camera iperbarica. Perfetto, ecco, perché non riuscire anche nel 2013 lanciare la carta e rilanciare la carta del servizio commisurato a un territorio che del turismo ne fa la sua vera industria. Infatti, bisogna fare questo. Noi questo stiamo sollecitando, l'assessore Bianco Celeste vuole questo, non vuole mica altro, mica si vuole confrontare con nessuno. Noi non vogliamo mica che Olbia venga sminuita, no, ho detto poco fa che la rianimazione ad Olbia gliel'ho fatta io, a Olbia gli ho fatto anche la camera, la dialisi, a Olbia ho fatto l'anatomia, la chirurgia oncologica e l'oncologia medica che ancora sono attive, e da là arriva l'assistenza anche a Maddalena. Benissimo, perfetto. Quindi, ci fermiamo. Noi non andiamo contro nessuno, però vorremmo riacquistare la nostra autonomia per ricominciare da capo, con modestia e risalire. Perfetto. Ce la possiamo fare. Perfetto. Con il distretto, poi vi spiego che cos'è. Poi mi spiega che cos'è il distretto, perché ancora non ne abbiamo parlato in maniera approfondita. In questo periodo ci sono stati moltissimi interventi, veniva ricordato dal consigliere Pedroni che tutti si sono attivati, le varie associazioni, i singoli cittadini, tutte le forze politiche si sono attivate per salvare l'ospedale. È stata una grande azione, c'è stata una grande azione, vi sono state anche circa 5.000 firme raccolte da un comitato che ha così lanciato l'idea di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica. La nostra quotidianità dunque è stata particolarmente attiva in fermento per affrontare questo argomento. Una proposta poi è stata lanciata, sicuramente una provocazione, alla luce dell'abbandono che è stato lasciato dal G8 mancato, il consigliere Pedroni ha provocatoriamente detto: andiamo a recuperare l'ex ospedale militare, abbandonato purtroppo da oltre 3 anni. Sono cinque anni, i lavori sono costati un pacco di milioni di euro, sappiamo molti dei quali dove sono terminati,
ma è stata sicuramente una provocazione, dai più condivisa, da altri invece ridicolizzata o perlomeno così ritenuta non percorribile, usiamo un termine più soft. Perché questa provocazione? Ma il tema è il seguente, ma noi ci siamo domandati, c'è in atto uno smantellamento di questa città, è in atto uno smantellamento dei servizi di questa città. Nel momento in cui si parla di ospedale e si parla in termini riduttivi, si parla di trasporti e si parla in termini riduttivi, c'è qualche cosa che non funziona. Allora, questo qualcosa che non funziona, che cos'è? Intanto forse è la nostra consapevolezza. La nostra consapevolezza. Perché noi stiamo aspettando che qualcuno ci risolva i problemi. Quelli che verranno da fuori ce li complicheranno i problemi. Allora noi abbiamo detto, hanno speso 75 milioni di euro per realizzare un'opera che da 5 anni giace in stato di abbandono. Forse abbiamo detto, avanzando, naturalmente siamo consapevoli di aver fatto una provocazione, ma la provocazione vuol dire, cari signori, forse è bene che da quest'isola parta un segnale verso l'esterno che dica, senti, qui nessuno prenderà questa struttura, nessuno ne farà niente di questa struttura, è il caso che si lancia una proposta provocatoria, non lo so. Allora sarebbe stato opportuno, e di questo ne parleremo in Consiglio Comunale, perché la proposta è stata avanzata in Consiglio Comunale dove sarà discussa, sarebbe opportuno attraverso una rete a sistema dei comuni di Santa Teresa Gallur, di Palau, di Arzachena e La Maddalena, di avanzare una proposta forte, che noi ci siamo stufati di vedere il denaro pubblico buttato così senza nessuna autorità. Ricordiamoci, neanche un posto di lavoro. Neanche un posto di lavoro. Beh, questo allora, è un argomento che poi ci porta lontano. Però mi verrebbe voglia di parlare anche dell'ex arsenale. Noi siamo consapevoli. Nel corso di queste puntate. Il tema di abbinare a quella struttura il nome del nuovo Paolo Merlo sia una provocazione, ma potrebbe essere una provocazione che qualcuno potrebbe recepire. Allora dobbiamo, secondo me, avanzarla senza timore. Cosa ne pensa, professore? Dunque, lei ricorderà che noi vincemmo tanti anni addietro e poi fu l'occasione per mandare a casa il sindaco di cui ero l'assessore. Sì, ricordiamo perfettamente. Avevamo vinto un progetto della Comunità Europea, il progetto Convert. Ma lo ricordo. E avevamo ottenuto addirittura la dismissione di Carlotto, sì. Struttura non soltanto 1993. Perfetto. Benissimo, sì, si ricorda bene. Certo, ricorda bene. Allora, il centro talassemico che lei intendeva. Sì. Ora come allora io vorrei dire che si può fare anche ora quello che avevo fatto allora. Anche l'altra maniera, compresa questa, vediamo come. Perché come mai mi rivolgo a Carlotto? E dove presi i miliardi che erano a disposizione, poi li abbiamo perduti 50%. La colpa è di Serra e io lo penalizzai, me ne andai con lui, però dopo avevo ottenuto anche... È stato un buon sindaco comunque. Sì, è stato un buon sindaco, ma certo. A quel riguardo, noi dobbiamo guardare i risultati globali. Non c'è dubbio, i risultati contano. 200 posti di lavoro, mica una sciocchezza. E non mi ricordo cosa volevo dire. Poi invece detti la possibilità al successore, che poi è Mario Birardi, di poter utilizzare una proroga e trattenere i denari e cominciare a lavorare. Anche lui, orecchi del mercante. E abbiamo perso il finanziamento. Miliardi di lire. E quindi che erano... A proposito dell'albergo... Carlo Felice. Carlo Felice, ma... l'infelice albergo Felice. Mi era già stato detto a me, ma professore, ma perché non andiamo lì con la talassoterapia? Saremmo in grado di riattivare la talassoterapia. Poi glielo dico, è una proposta, anche questa è una proposta, che non è una provocazione. Però lì la talassoterapia non ci sta bene, non funziona. Allora è inutile che facciamo una cosa che non funziona. E allora questa proposta di prendersi
di farci carico e di utilizzarlo a scopo produttivo, esatto, non solo economico ma anche per tanti altri benesseri, come la salute, si può utilizzare anche lì. Non è la talassoterapia, potrebbe essere il polo più qualificato da porsi in Sardegna su una carenza sarda di un'attività che ci manca ad altissimi livelli, che si può portare lì, non nel Paolo Mello, ci può stare anche il Paolo Mello, nel suo piccolo angolino, però è una grande struttura, ci può stare un centro di alta qualificazione della ortopedia che manca dopodomani, credo, no. Mia moglie va a farsi operare a Roma. Vorrei, mi consenta un'interruzione, sì, a proposito del centro ortopedico. Vi fu una proposta? E c'è ancora. Vi fu una proposta? E c'è ancora. Ma c'è ancora, è ancora percorribile quella strada? Perché questa così impopolare propaganda che mi viene fatta, ma siccome il nome Milano si ricordano, è stato rompiscato, d'accordo, ma qualcosa ho fatto anche di positivo. Mi hanno telefonato e contattato, forse perché avevano detto anche il suo. Sono contento di questo. E mi hanno detto, ma perché non lanci quelle cose che dici? Anche questa è un privato, ma partecipazione privata, perché non rilanciamo? Certo. L'ortopedia a livello regionale, noi saremo in grado di finanziare come il progetto Compre. Mi stava sorgendo spontanea una domanda, lei ha parlato a livello tecnico, parliamo a livello politico. In un momento di crisi come questa, chiaramente pensare di investire altri soldi pubblici alla Maddalena dopo tutto ciò che è avvenuto nel periodo di Girotto diventa un percorso troppo complesso e complicato. A livello invece di intervento privato? Ma io credo di sì, io credo che sia la soluzione. Ormai la partecipazione privata è da mettere in conto, ormai il pubblico si è ritirato, o noi troviamo i finanziatori per fare le opere e quindi portare avanti le iniziative, ed è quello che manca, attrarre qua i capitali, attrarre qua i finanziatori che realizzano qualcosa per creare l'economia. Permettimi un'interruzione. Se la Costa Smeralda sta attraverso il rilancio, grazie all'intervento dello sceicco del Qatar Al Thani, trovando una strada per il suo rilancio, credo che si possa mettere in atto un'idea, magari fantasiosa, però garantire alla vicina costa quell'assistenza sanitaria di cui parlava il professor Milani. Ma come no, ma certamente noi abbiamo perso. Abbiamo perso il coraggio, abbiamo perso la voglia di portare avanti le idee. Quello che mancano sono le idee. La politica si è piegata su se stesso. Noi abbiamo bisogno di persone che rischiano perché credono in alcune idee. Le idee hanno gambe se c'è qualcuno che ci crede. Altrimenti tutte le idee sono belle ma sono poi da chiudere in un cassetto, non te ne fai niente. Allora noi, da questa situazione in cui siamo generale, ne possiamo uscire perché abbiamo il più bel patrimonio ambientale del mondo. Non è possibile, non è possibile che in quest'isola ci sia gente che ha problemi di trovare un lavoro. Non è possibile. Io non riesco a capirlo questo. Allora forse la politica deve rinnovarsi, deve trovare il modo di riagganciarsi a una realtà che ha sotto i piedi, perché l'ambiente ce l'abbiamo, le strutture ce l'abbiamo. Se arrivano dal lontano Qatar a comprare le nostre coste, vuol dire che c'è un valore. E vengono qua non per la villa miliardaria da acquistare a Porto Cervo, vengono qua per farsi il bagno a Porto della Madonna. Certamente. Allora, certamente, noi siamo i proprietari, noi dobbiamo trovare un modo per rilanciarla quest'isola. Allora, anche queste idee non si possono banalizzare. Bisogna coglierne un aspetto, che è quello della proposta provocazione, ma crederci, perché altrimenti tutto viene vanificato e noi continuiamo con una gestione politica ordinaria, e l'ordinarietà è quella che vediamo sotto gli occhi. Professore, siamo in chiusura, ma dobbiamo definire... Lascio il tempo che lei ritiene opportuno... Gli interventi privati che abbiamo detto in questo caso si sono già offerti, e poi che tocca a noi. Io quando feci una società mista
con la Someti, che è quella che gestisce il centro talassoterapeutico di Montpellier, il più grande sì. In Europa, però io avevo fatto, potevamo farlo, una ripartizione di partecipazioni dove il 49% era la Maddalena, perché avevo paura dei Maddalenini, dei futuri gestori, e il 51% doveva essere di loro, perché erano i più grossi. Certo. Bene, questa partecipazione del privato la possiamo ancora riesumare non solo nel recupero del Carlo Felice e utilizzarlo per gli scopi che abbiamo detto, so che la proposta viene dal privato, ma allora, visto che lei mi ha stimolato, gli devo dire che anche dal Qatar è arrivato. Perfetto, e c'è cosa volevo sentirmi dire. Il recupero della talassoterapia lì a Carlotto. E io mi sono fermato. Questa è una notizia. Bloccato perché c'è una diatriba tra le intenzioni degli arzagnesi e dei Maddalenini che sì. E allora hanno detto: aspetta, lasciati diventare, poi lo riproponiamo. Le diatribe nuociono. Non c'è dubbio. I tempi lo hanno dimostrato. Non c'è dubbio. Gli interventi catarini in Costa Smeralda dimostrano che con la Costa Smeralda occorre collaborazione e dialogo. Certo. Perché la Costa Smeralda va avanti, l'Arzachena cresce, ma senza l'arcipelago della Maddalena non conta niente. È il giardino. Vogliamo parlare, professore? Però con i colori. Volevo dire una cosa. Prego. Volevo dire una cosa. Consigliere Pedroni. Se è possibile. Dunque. Certo. Stavo pensando quando il professor Milani ci illustrava appunto quel glorioso passato del Paolo Merlo, sicuramente abbinabile alla sua immensa capacità, professor Milani, perché parliamoci chiaro, la gente veniva da Nuoro, veniva da Cagliari a fare interventi qua, perché c'era lei, che era. C'era anche una struttura di qua. No, un momento. Noi abbiamo, abbiamo ancora non attivato, non utilizzato, un litro di tritore ad ultrasuoli. Io sono un urologo, ma ci sono anche gli urologi. Vuole spiegare che cos'è? Il tritore ultrasuoli? Certo. È uno strumento che frantuma senza intervento, per via endoscopica, i calcoli delle urinarie. Perfetto, ok, vado avanti. E c'era soltanto la casa di cura privata, naturalmente, Sant'Antonio di Cagliari. Perché io devo averlo là dentro non utilizzato? Diamolo ad Orbe allora, diamolo al Tempio. Benissimo. Allora, chiudo il ragionamento, perché si parlava della qualità della sanità locale, i nostri cittadini, i nostri isolani, i nostri amici che devono curarsi al Polo Merlo. Forse c'è da fare una discussione anche sulla qualità e sull'esercizio del personale medico dell'ospedale Paolo Merlo. Io voglio dire questo in chiusura di questa trasmissione, perché ci si deve interrogare se forse un passetto in avanti anche lo staff medico del Paolo Merlo forse in qualche modo lo dovrebbero fare. Grazie Gaetano. Professore, le do 2 minuti per chiudere questa puntata. Posso sapere cos'è il distretto? Bravissimo. È la soluzione ideale, l'unica. Se non si fa marcia indietro, ma non si può più fare, perché ormai sono 10 anni che... No, non ci dica così, che ci butta nello sconforto. La legge ormai ce lo impedisce, dobbiamo andare indietro. Dobbiamo però essere possiamo andare avanti per un'altra strada, positivi. Che è una scorciatoia, però è un po' più lunga, non è una scorciatoia perché è più lunga, meno certo. Difficile, ma che ci può riportare a quei livelli. Il distretto non è altro che la fusione funzionale di due attività che deve garantire all'utente la ASL. Quella territoriale e quella del ospedaliera. Noi, in quanto piccola isola, in deroga a quello che sono i principi che impone lo Stato e tutti gli altri accordi fatti, in nome del fatto che siamo piccola isola, noi possiamo integrare l'una e l'altra, compensandoci vicendevolmente, come ha detto il ministro Balduzzi, certo. Il sindaco lo nega, vada a leggere la statuizione di Balduzzi. Balduzzi ha detto: fondete le due rami, chi non può farcela, perché con le proprie gambe unisca le forze, certo. Ed esiste, certo. Anche già l'ha fatto l'isola del Barbuto, certo. Noi siamo
dentro il Dupim. Sì. Noi siamo un'isola minore riconosciuta. Il decreto DPR 34 del 28-9-2009 ci dice che l'isola Maddalena è una piccola isola che ha bisogno necessariamente del suo presidio. Allora, ce l'hanno defunzionalizzato, non è nella rete ospedaliera, ma non lo utilizzeremo come centro, vero, come centratore dell'attività anche territoriale, e l'uno e l'altro insieme costituiscono il distretto che ci dà, è una macrostruttura, autonomia gestionale ed economica. Io sono convinto che una persona, il capo del distretto, perché deve essere illuminato dall'ASL, se illuminato riuscirà a ottenere da questa soluzione non solo una funzionalità ma anche un'economia e un benessere per gli utenti. Grazie. Chiudiamo così questo nostro appuntamento, la prima puntata di questa trasmissione si chiude con l'intervento graditissimo del professor Milani, che ha voluto spiegare in maniera molto chiara e precisa che cosa si potrebbe mettere in piedi per salvare l'ospedale Paolo Merlo. Ringraziamo anche l'amico Gaetano Pedroni e noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento. Buona serata.